Giappone, bello guaglione. Te vedi che sta fa la Cina? Oggi è più sospetta del solito. Ermetio prevede pioggia di missili coreani oggi. Sarà meglio ritirare il kimono che questa notte puzzano dei neutrini. India, rispondi, rispondi, rispondi. Cosa vuoi? Sto pregando la dea Kali, la dea della distruzione, affinché lanci un meteorite contro il Pakistan. Pazzo, Shema Yoke investe in semiconduttori. Giappone, passa al lato scuro della forza a tirare una bombola di gas. Ma che convivette, la NATO lo sa? Che la Cina non sa come scollarsi la Russia di dosso? Come diceva Confucio, meglio un morto in casa che un russo alla porta. Nani? Tu non hai bombe nucleari sodi come le mie, quindi non fare tanto la preziosa. Per esempio, ora c'è sta il Giappone che sta intrallazzando con i due comunisti. Perché i miei carri armati ci mettono quanto un colpo di stato in Turchia ad invaderti. NASA, c'è sta Russia, stanno a fa cose. Sta palazzina e i muri sono sottili. Shiva, dammi la forza, non la sopporto. Da quando è diventata famosa coi BTS, te se la tira che pare la Francia. Ma te, India, da che parte stai? Mamma mia, problemi? Se la invado, me fate da palo. Giappone, cosa stai facendo con la Corea? Anzi, non lo voglio sapere. Era raccapricciante. Giappone, guarda che se sono incinta stavolta non lo tengo, eh. Io altri aborti come la Corea del Nord non ne voglio più, eh. E mia madre? Se è Corea del Nord, ma non lo so chi è tuo padre, se è giapponese o cinese. Qua in Asia siamo tutti uguali. Ma se è la prima volta, sto buco lo conosco meglio di casa mia. Stiamo ancora registrando, Nani.